Sono Lilli Meraviglia e sì, stiamo nel periodo back to school. L'estate sta finendo e si ritorna pian piano alla vita normale. Io sinceramente non sono mai andata in vacanza, quindi la cosa non mi tocca minimamente. E visto che stiamo in periodo back to school, smucinando da alcune parti, ho ritrovato tutti i miei vecchi diari di quando ero giovine e andavo a scuola. E questi sono veramente degli scrigni di trecciate, quindi adesso ve li mostrerò uno per uno. Prima volevo dirvi, cioè, praticamente come vedete, da parte, vabbè, questo che non so neanche che marca sia, l'ho completamente ricoperto. Tutti questi qui sono della Comix. E voi dite, ma che è product placement? Sì! Perché quest'anno, se voi comprate il diario della Comix e andate esattamente a sabato 10 marzo, ci sono io! Che bello! Vedete, sono proprio io e questi sono dei disegni che ho fatto io. Quindi sì, cioè, nel senso, che emozione! Cioè, io ero l'unico diario che compravo la Comix e adesso ci sono dentro! Cioè, raga, quando me l'hanno detto io tipo ho detto sì, ti prego, voglio farlo. Cioè, che figata. Come me l'hanno inviato nero, rosa e anche così con le scritte. Li distribuirò a tutte le persone che conosco perché ci sto io già. Ma adesso iniziamo con quegli altri. Allora, questo era il mio diario di prima media. Sì, cadde a pezzi. E dietro ci stava Zac Efron, tipo così, non so perché. Dentro era un casino. Guardate quanto era alternativa, Livi. Bello. Una signora arrabbiata perché è stata sporca. Oh mio Dio, 12 settembre del 2008, ma esisteva il 2008? Beh, è tutto un casino qua. Wow, quanto ero brava. Oddio, quello dei Simpson. Io sono Livy the best e tu non ci puoi fare niente. Queste manie di protagonismo. Una cartolina. Un mago. Un altro. Halloween, oh, che bello. Trottola Merlino, bello. Due signore. Uno specchio, ciao raga. Buon Natale. Molto sacra questa immagine. Ma c'è anche spazio per la poesia. Natale, albero di Natale, albero di Natale bello, albero di Natale bello e buono, albero di Natale bello e buono e pieno, vallelata. Ma che sto scrivendo su una freccia verde, la cosa non mi disturba affatto, giusto? Oh mio Dio, me la ricordate questa? Clippetti! Cosa c'è qui? Bello. Signora che fa cose? C'è spazio pure per l'amore. Qualcosa mi dice che il 3 marzo sono andata in gita. Un hippie, pesce d'aprile, segnato pure sul calendario. Compiti per le vacanze, ma siamo pazzi! Questo è stato decisamente un mio momento di follia. Oddio, pesca la tua carta Sakura. Vi ricordate questi adesivi di Brandy? Che belli. Infatti sono quelli che stanno qui, fichissimi. Ma perché? Oddio, la gatta nera, quanto era sexy, mamma mia. Qui c'è un coso di Mr. Bean. Cioè, tipo della roba appiccicata, non so. Belle queste signore. Qui ci sta un prima e un dopo. Forse era meglio prima, eh. Qui qualcuno ha sbrattato. Il pino è buono, giusto? Ma che cos'è questa cruenza? Un alieno. Oh, Vanessa Nudgens tutta brutta. Con tanta di scritta è molto più meglio così, giusto? Adesso si cucca. Ma che diario è? Cioè, come poteva mancare Avril Lavigne, cioè. Questo era il diario della prima media. Questo penso sia della terza media. Ma non so chi sia questo tizio. Ah, no, mi sa che era tipo siamo andati in gita. E questo era tipo quello che spiegava le cose. E io non so perché io ho fatto le foto. Ma che cazzo? Bello. Mio compleanno. Oh mio Dio, Buzz, quanto mi piaceva! Oggi è domenica, giusto? E in questo non ci sono cose molto interessanti, sinceramente. Il mio onomastico, Santa Livia, Santa Io. Già qui si iniziavano a intravedere le cose emo, eh? Perché terza media già. Oh mio Dio, questo fa paura. Ciao Livia, come va? Io tutto bene, grazie di avermelo chiesto. E tu, Livia, bene, bene, grazie. Ma te, Livia, vabbè, ciao. Questo non so chi l'ha scritto. Sì, emo, yeah. Vabbè, niente, questo è un po' noiosetto. Oh, passiamo al 2012, fatidico anno in cui doveva esserci la fine del mondo. E qui ero in primo liceo. È completamente distrutto. Questa è la pagina finale. Bello. Classico mutilamento delle persone. Infatti sono sicura che lo faranno tutti pure con me. Però vabbè. Vedete che tipo tutte le pagine sono nere a una certa. Vedete, sono tutte nere. Perché mi ricordo che uno di classe mia aveva tenuto fermo il pennarello e poi faceva così con le pagine. Quindi ha macchiato tutte le pagine. E questa è la mia vita riassunta in un disegno. Domenica, ieri, sono sempre felice la domenica. Io non so perché. Che ho tagliato tutte le pagine, cioè, guarda. Cosmo! Concerto dei Black Veil Brides a cui non posso andare perché era a Milano e tipo ero troppo triste e facevo no, ci voglio andare, uffa. E ma non ci sono andata. Sciopero, yeah! Bello, bello. Arte. Qui quando la mia professoressa mi mise una nota di 4 pagine, che bello! Questi erano i pensieri della mia vita. Altra arte.
queste. Wow, oddio, ma esistevano ancora i Game Boy. Livia ama i cavalli. Un po' lei si è autoritratto. Queste cose segnate. Allora, praticamente la mia professoressa di italiano non faceva altro che dire allora. E queste erano le volte in cui lo diceva in un'ora. Queste sono state 2 ore e l'ha detto 164. Questa un'ora e l'ha detto 76. Qui ha esagerato, 204 all'ora in 2 ore. E niente, questo era il mio primo liceo. Secondo liceo. Qui vabbè, sempre la copertina dietro mancante. Qui avevo modificato comics con o no. Salva un o no, lascia i re. Già partiamo bene, che cazzo è? Bello pure questo. In questo disegno c'è qualcosa di sbagliato, ma non riesco a capire cosa. Pure in questo, proprio non capisco. Bello, bello. Oh mio Dio, Wilbus. Diritti degli studenti, giusto. Il libro di, con questa signora, G. Grammatica. Mi sa che devo ricordarmi il libro di grammatica. Una persona sconvolta. Un'altra persona sconvolta. Che belle sopracciglia. Che bella signora. Ma perché ci sono solo disegni osceni? Infatti. Questo mi sa che era un ritratto di Filippo. Guarda, non vorrei dirlo, ma mi sa che è così. Oddio ragazzi, sono questi segni. Proprio non capisco cosa c'è di sbagliato. Forse le mani, oddio. Wow. Ma che sono ste sopracciglia? Ma che è sto naso? Ma basta. Ma basta. Basta. Questa cosa mi fa paura. Oh, già meglio. Promessi sposi, capitolo 11. Whitney, oggi facciamo qualcosa. Che bello. Ma chi è bello figo questo? Affascinante. Divino. Questa è una vecchia che riceve un bellissimo aerosol per il compleanno. E questo è un ritratto di Filippo. E come si può vedere, nel suo naso c'è qualcuno che chiede aiuto. Auguri Suarez. Tanti auguri Suarez. Questo qui me lo fece Suarez. Per Livia, la perosna più demonio che c'è. Grazie, come sono carina. Perché Suarez diceva che io ero un demonio. Una signora senza faccia. Perché? Why? Non lo so, penso Giusy, ma non l'ho fatto io questi disegni. Forse, boh, non lo so. Oh, ma dai, alla fine questo disegno non è così male. Bella fronte. Io non ne posso più di queste sopracciglia. Una persona felice. Nasone. Sopracciglia. Allora, se voi vedete, questa qui, vabbè, è una vecchia normale, no? Ma guardate attentamente le sue ascelle. C'è un ecosistema con tanto di città là sotto. Vedete? Incredibile. Questo suppongo sia un mio autoritratto. Un cavallo con gambe sexy. E questo disegno inquietante alla fine. E finito pure questo. Infine, questo è l'ultimo. Solo che, come vedete, è intatto perché non l'ho praticamente usato. Che cos'è? Rappresentazione isometrica. Oh! Una persona sconvolta. Una faccia inquietante con altre cose. Cos'è questo? Cos'è? Mostruoso! Beh, qui ci sono dei disegni inquietanti. Bello. Cosa ne pensi delle uova? Bello. Vuoto, questo diario è vuoto. Tese a ma, grazie. Oh! Ho trovato una poesia scritta da me che adesso vi leggerò. Erano per una persona che in realtà ha iniziato ad odiarmi a casa. Quindi censurerò il suo nome. E non credete a ogni singola parola perché ero un'ingenua. Le rose sono rosse, le violette sono blu, le gambe più belle ce le hai solo tu. Quando mi sveglio al mattino penso subito a... Ama tanto Gina, il suo topo, ma che scopo? È forse un licantropo? Finalmente l'eyeliner ha capito come usare, ma attenta, non lo consumare. Quando guardo... È come stare a casa. Due occhi, una bocca e quell'enorme nasa. Infine posso dire che è proprio un bel vedere. Ma ora me ne vado a prendere qualcosa da bere. Era una poetessa ragazzi, una poetessa. E vabbè, dopo il momento poesia, il momento ma che cazzo. Bella bocca. Carino questo. Dipi, il mio vecchio coniglio. Ma questo non l'ho fatto io. Però vabbè, non so chi l'ha fatto, però che bello. Ho paura. Oh sì, due bellissimi fustaccioni. Un bambino veramente euforico. Una persona molto sexy. Questa penso di essere io, boh. Ok, va bene, ok. Ok, questo mi fa veramente paura. Questo mi sa proprio da... Ma che cazzo? Un coniglio a dir poco sconvolto. Signora baffuta è ritornata. E basta, è finito. Questi erano i miei vecchi diari di scuola. Ho usato fino al 2014 perché poi tipo non li usavo più. E niente, io spero che tutte queste cose ma che cazzo vi abbiano interessata. Come vedete, diciamo, l'ordine non è la mia specialità, soprattutto nello scrivere. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e ciao!